Salto. 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 Costa Discordia. L'interruzione di Michiel Costa. Ein Zwischenruf von Michiel Costa. Buongiorno a tutti e a tutti canci, e quest'oggi vi saluto dalla magnifica Val d'Orcia, qui dove di speculazione edilizia ce n'è stata assai meno rispetto ad altri posti in Italia e anche nelle Dolomiti, qui dove il consumo del suolo è stato abbastanza limitato. Ma non della Val d'Orcia vi parlerò oggi, no, oggi parleremo di Olimpiadi. E siccome ho visto anche qui l'aquila volteggiare alta nei cieli, è a lei che mi rivolgo, cara aquila, che voli così alta e bella, hai visto che spettacolo? Certamente la città ha il suo fascino, ma tutti quei ragazzi e ragazze che s'aggiravano fra stadi, piste, palazzetti, piscine, fiumi e mari a saltare, a correre, danzare, a lottare, lanciare, nuotare, veleggiare, schermare, che fonte di energia incredibile ho visto. Ragazze e ragazzi da ogni dove, che esprimono bellezza da ogni poro, uguali e diversi, cittadini del mondo uniti dalla volontà di vincere e di superarsi. In questi giorni, cara Aquila, ho visto l'arcobaleno distendersi dalla Torre Eiffel fino alla Marina di Marsiglia. Che meraviglia! Un ragazzo di 19 anni, dal sorriso splendente, padre artista, madre ex velocista, vince la medaglia di bronzo nel salto in lungo. Mattia Furlani, questo è il suo nome, un talento enorme. Ha detto che gli piace la vita nel villaggio perché si incontrano persone di ogni genere, una Babele a cinque cerchi, pacifica e sensuale. Ecco, al di là di ogni retorica sullo spirito olimpico, questi giochi appena conclusi ci hanno trasmesso un'ipotetica visione del mondo possibile. Non fatto di guerre, di energumeni violenti alla Trump, pronti a denigrare il prossimo, a insultarlo, a offenderlo. Non fatto di persone che utilizzano ogni pretesto per infangare il prossimo. Quello che è stato detto dalla destra italiana sulla pugile Khelif è di una retriva ignoranza pazzesca. E ricordo, per chi non lo sapesse, che quella destra sta governando anche in Sud Tirolo Alto Adige, anche in Trentino. Ma no, non di quello voglio parlarvi, non questo. Ma io voglio dirvi che sono vecchi i nostri governanti, vecchi con vecchie idee, stantie, incapaci di guardare e immaginare il futuro, e perciò sono noiosi, violenti, retrogradi, passatisti. Fascisti dunque, sì, fascisti, non i fascisti, quelli, quei manganelli, quelli non si vedranno più, però lo notate, questo fascismo così che entra come una serpe in mezzo alle comunità? Ma neanche di questo voglio parlarvi, io voglio parlarvi di cose belle e di sogni, e certo nuotare nella Senna è un bel sogno. E come ha detto quell'incredibile uomo che è Gregorio Paltrinieri, non sempre i sogni si possono realizzare. Sono stati spesi un'enormità di quattrini, è vero, per ripulire le acque dalle pantegane. Certo, si potevano spendere meglio e in altri lidi, però
Che forte la ragazza di Paltrinieri, si chiama Rossella Fiammingo. Oro nella scherma a squadre femminile, che ha detto di sperare che il suo bel Greg, tuffandosi nel fiume, non si trasformi in supereroe come Jack Robo nel film di Mainetti. No, no, tranquilla Rossella, Greg è già da tempo un supereroe, altro che. E mi piace, e mi è piaciuta tantissimo la Maggetti, che vince un oro con un colpo di autentico genio nel windsurf, dedicandolo alla Sardegna e a quel grande uomo che rispondeva al nome di Gigi Riva, che se n'è andato, pace l'anima sua, pochi mesi fa, all'inizio dell'anno. Mi sono piaciute moltissimo e mi piacciono le Alice delle Meraviglie. Alice D'Amato, che danza sulla trave come una libellula battendo la regina Simone Biles. E mi piace Alice Bellandi, che vince l'oro nel judo e subito dopo va a baciare la sua compagna Yasmin, o Jasmine, che belle. E mi piace Julien Alfred, che forza. Vince la prima medaglia d'oro per un piccolo paese di 184.000 abitanti, l'isolotto caraibico di Saint Lucia, di Santa Lucia, niente meno che nei 100 metri piani. Ma le avete viste? Ma sono delle ragazze meravigliose. Sarebbe stato felice il suo connazionale Derek Walcott, sommo poeta, cantore di Omero e premio Nobel, che pare abbia scritto questi versi proprio per lei. Nell'assenza i corpi rimuovono il loro peso e il tuo corpo liscio, come nessun altro, crea un'assenza esatta come questa pietra posata sopra il tavolo con una fila di ricordi. Questo ci dice il poeta. Certo, il ricordo dell'impresa della splendida Julienne rimarrà a lungo posata nella nostra memoria di inguaribili spettatori. E mi piace la resistenza di Kimia Yusofi, l'afghana che arriva ultima nella stessa gara di Julienne, i 100 metri, e che corre per le donne del suo paese e contro i talebani. Guardate che ci vuole un bel coraggio, eh? Ci vuole un bel coraggio. Con la nostra fondazione di famiglia abbiamo in atto dei progetti in Afghanistan, stiamo coltivando dello zafferano e vi assicuro che è molto complicato. E mi piacciono, e a chi è che non piacciono, le ragazze del volley, con quell'allenatore Julio Velasco, scappato in gioventù dagli aguzzini di Videla, che di sicuro piacevano a Vanacci. E Vanacci, il generale Vanacci, insopportabile, e che accompagna queste ragazze belle come il sole in cima a una montagna ricoperta d'oro. Bravo allenatore, bravo Velasco, impresa che non ti riuscì 25 anni fa quando guidavi un drappello di ragazzi altrettanto magnifici. Questa è la forza delle donne, già. Sono loro a trainare l'Italia nel medagliere, a dimostrazione che nel nostro paese donne e uomini possono lavorare insieme, senza sottomissioni, disparità di salario e condizioni. L'Italia delle donne, una geografia composita dalla forza travolgente, un'onda lunga che spazza via rancori e idiozie social. Le donne sono l'azzurro di un'Italia che cancella le divisioni. Le donne sono il presente e il futuro. Un immenso, veramente un immenso ringraziamento a voi. Vi siamo riconoscenti. Julan, ragazze, siete meravigliose.
piace. La pugile Cindy Ngamba, costretta a scappare dal suo paese, il Camerun, perché è omosessuale. E lì è un reato. Vive in Inghilterra, ma non ha un passaporto. Per la legge è un apolide. E ai giochi gareggia sotto la bandiera dei rifugiati. Ed è la prima atleta del Refugee Olympic Team, la squadra di atleti rifugiati organizzata dal Comitato Olimpico Internazionale a vincere una medaglia. È la prima lei! E mi piacciono le lacrime di Djokovic, campione che ha stravinto tutto quella che c'era da vincere, tranne la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Sì, forse non è proprio un gran simpaticone, ma stavolta ci siamo commossi, eh? E ci siamo commossi, e quanto ci piacciono e mi piacciono le Rani e la Paolini, campionesse del tennis con il sorriso. Le avete viste? Ma avete visto che grinta che hanno? Un primo set disastroso e poi una rimonta pazzesca. Bravissime. Mi piacciono Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, che si prendono per mano e si lanciano in pista a vincere una Madison incredibile. Forse non tutti sanno cos'è la Madison e perché si chiama così. Il nome deriva dal Madison Square Garden di New York. È lì che si disputava questa gara su pista agli inizi del secolo scorso. Si corre in squadre formate da due ciclisti che si alternano in gara dandosi il cambio. Ogni 10 giri uno sprint e chi arriva primo conquista più punti, chi colleziona più punti dopo 50 km e 200 giri vince. Sembra facile, no? Ma non lo è. E mi piacciono Elia Viviani e il fratello di Chiara, Simone Consonni, che dopo aver costruito un capolavoro nella stessa gara vinta dalle ragazze lo infrangono con una sciocchezza. In uno dei cambi finali Simone cade e addio medaglia d'oro, ne rimane quella d'argento. Già, lo sport sa davvero essere crudele, ed è crudele per chi arriva quarta o quarto, ma il nostro presidente Mattarella, sant'uomo, riserva loro belle parole e una bella azione, e presenterà tutti, anche i quarti arrivati, invitandoli quindi insieme alle e ai medagliati. Bravo presidente! E mi piace quell'energumeno di Michail Lopez Nunes, che si ritira a 41 anni dopo aver vinto 5 ori consecutivi nella lotta greco-romana nei 130 kg. Mai nessun uomo come lui. Il gesto di depositare le scarpe sul tappeto a fine gara, come a dire basta, non mi servono più, anche di commovente, anche questo di epico. Piace un'altra donna incredibile, l'americana Katie Ledecky, che dopo aver vinto in vasca i 1500 metri vince anche gli 800, ottenendo il quarto oro nella specialità in 4 Olimpiadi di fila e 9 ori complessivi. Ma questa qui è proprio rivoluzionato lo stile libero, l'avete vista? Ma è pazzesca, come pazzesca è un'altra americana, si chiama Diana Taurasi, o Diana Taurasi, che sul filo della sirena vince la sesta medaglia d'oro con la squadra di basket. E nessuno come lei. Mi piace Mondo Duplantis, che conquista il suo secondo oro consecutivo volando a 6 metri e 25 centimetri. È il nuovo primato mondiale. È un ragazzo che può saltare la Torre Eiffel e che a fine gara fa incetta di pollo fritto e pizza. E che dire di Cecon, che con il premio ottenuto dopo la vittoria nel 100 d'orso in piscina dice che si compra casa e va a vivere da solo. Dice anche che se non avesse fatto il nuotatore avrebbe fatto il nuotatore.
Che tipo ribelle, dal talento immenso. E Tete Nicolò? Martinenghi, dai capelli biondo platino, un'altra forza della natura che trionfa nei cento rana. Per non parlare della forza di volontà della nonesa da Cavareno, e di Cavareno, ridente paesello di 1000 abitanti tra prati e boschi dell'alta Val di Nonne, Nadia Battocletti a un decimo di secondo da loro. Il suo rettilineo finale nei 10.000 è qualcosa di strepitoso. E per fortuna che aveva problemi di tendine e che papà non voleva che corresse, ogni tanto fa bene disobbedire ai genitori. Ne so qualcosa. E sempre a proposito di volontà, un saluto a tutte le ragazze e i ragazzi che stanno disputando in questo momento le Paralimpiadi. La forza che esprimono questi atleti e queste atlete per trasformare la disabilità in abilità è qualcosa che va oltre l'ordinario ed è perciò straordinario. Lasciate a questo punto che vada un pensiero al mio amico Alex Zanardi, e lasciate che vada anche un incitamento, un forza e coraggio a Vincenzo Zavarella. Vincenzo è il ragazzo che ha avuto un incidente gravissimo alla maratona del Dolomites nel 2022 e si è fatto molto molto male al viso, e subendo tantissimi interventi gli hanno rifatto completamente il naso e pezzi del viso, appunto, ma ce la faremo, dai. Vincenzo, forza e coraggio, il prossimo anno ti voglio la maratona, ti vogliamo tutti, e io sarò lì a farti il tifo e incitarti, perché sei un esempio per tutti noi. Vai, forza Vincenzo. Poi c'è la storia di Andy Diaz, triplista che arriva in Italia da Cuba e non ha un posto dove stare e i soldi per mangiare. Va dal grande Fabrizio Donato, bronzo olimpico nella stessa specialità e ora allenatore di Andy, che gli offre un tetto e gli dice come fare per ottenere asilo politico. Bella storia di ospitalità e generosità. E poi c'è Jimbo Tamberi, che in quanto a generosità sportiva non scherza, ma che a Parigi sembra un eremita nel deserto, magro, privo di energie, l'ossessione per la dieta e l'ossessione per Narciso, forse, chissà, possono combinare brutti scherzi. Ed ecco le treccine di Noah Lyles, campione olimpico dei 100 metri. Ecco il giavellotto lanciato da Nirai Chopra, l'avete visto, primo indiano a vincere una medaglia d'oro a Tokyo in una disciplina dell'atletica. È il primo, quel giavellotto che si usa alle Olimpiadi moderne dal 1908, ma che ha un'evidentissima origine in quelle dell'antica Grecia. Pensate, nel 1986 è stato cambiato perché finiva troppo lontano. Sì, sempre più lontano, ecco l'insegnamento di questa bellissima Olimpiade: andare oltre l'ostacolo, oltre il traguardo, oltre il muro dell'indifferenza, della miopia, del conformismo. Ecco, questi ragazzi, queste ragazze sono quelle e quelli che si lanciano sempre più lontano, anche se qualcuno vuole tirare il freno a mano. Questi ragazzi sono una squadra variopinta, bella come la speranza, e che un giorno vincerà anche nel mondo reale. Sì, vinceranno anche nel mondo reale, vero, vero, cara Aquila, che voli alta, altissima nei cieli della Val d'Orcia oggi. Vero che è nella differenza che cresce l'uguaglianza, è proprio così. Ci vediamo a Los Angeles fra 4 anni, in Belgianga, a Dutte Seducance e a Sudai, e dalla Val d'Orcia, bye bye. Costa Discordia. L'interruzione di Michiel Costa. Ein Zwischenruf von Michiel Costa.
Salto. 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 Salto.